Buongiorno a tutti ragazzi, allora oggi parliamo di raccomandata. La raccomandata in termini postali viene chiamata raccomandata pro, ma vediamo di cosa si tratta. Allora, una raccomandata può essere o semplice oppure una raccomandata andata e ritorno, con ricevuta di ritorno. Per poter fare una raccomandata andata e ritorno è necessario compilare questo tagliandino che poi rimarrà a voi. Oltre a quel tagliandino bisogna compilare questo tagliandino, dove qua ci andranno i dati del destinatario e qui i dati del mittente. Questo tagliandino tornerà al mittente appena il destinatario riceve la lettera. Questi due codici sono fondamentali e questi due tagliandini sono legati tra di loro. Come funziona? Questo qui è il codice che rimarrà attaccato sulla busta una volta che io ho inserito mittente e destinatario. Ora vi farò vedere in quale parte, la faremo insieme. E questa parte qui verrà attaccata su questo cartellino, ok? Proprio in questo spazietto dove dice di inserire il tagliandino. Ok, e abbiamo finito di fare la raccomandata. Ma vediamo praticamente come funziona la compilazione di una raccomandata. Allora, la prima cosa che andremo a fare è scrivere mittente e destinatario. Mi raccomando, la parte mittente sempre in alto a sinistra, la parte destinatario sempre in basso a destra. È fondamentale questa posizione perché vi farò vedere il motivo dell'importanza. Allora, mittente, per esempio, Domenico Rossi, via Giacomo Pirelli 2, 10, 80, Roma. Destinatario, invece, magari Wind 3, via Muratori 3, Roma 00042. Ok? Su questa parte qui è fondamentale, come vi dicevo, staccare il tagliandino, metterlo su questa posizione. Di solito è un'operazione questa che fa l'operatore dell'ufficio postale. E qui ci andrà la francatura. La francatura non è altro che un codice con prezzo e alcuni dati all'interno che in automatico da una macchina francatrice e procede all'acquisto e alla francatura della posta. Nel frattempo noi compiliamo questa parte sempre uguale con destinatario e mittente e faremo la stessa identica cosa qui. Qui c'è numero, il numero che dobbiamo inserire è esattamente il numero che troviamo qui, ok? Che è uguale a quello del codice con una sorta di barcode. Quindi andremo a mettere 20 0 50 3 54 539/5. È importante inserirlo tutto, ok? Cosa facciamo adesso? Stacchiamo questo codice e lo attacchiamo sulla nostra raccomandata di ritorno, ok? Una volta che inseriamo il destinatario Wind 3, via Muratori 3, CAP 00042 Roma, per esempio, non dobbiamo fare altro che fare raccomandata, ok? Qua non dobbiamo compilare nulla, né data, né firma per esteso, né firma dell'incaricato, perché verrà fatta nel momento della consegna. Qua ci sarà la firma del ricevente, quindi quando il postino si presenta a casa del destinatario gli farà firmare.
lui metterà la data e firmerà di conseguenza. Questo tagliandino, con la data di ricezione, con la firma, tornerà a casa vostra. È importante da inserire in maniera corretta chi è il mittente, dove abito. Quindi Domenico Rossi, via Giacomo Pirelli 2, 1080 Roma. Ok? Una volta compilato questo tagliandino, lo andremo ad apporre sul retro dove c'è la parte della chiusura, può essere questa, ma può essere questa qui. Quindi il tagliandino lo vado ad affiggere sempre sul retro. Ci sono delle pellicole, ok, che andiamo a togliere. Chiudiamo la busta con il contenuto che abbiamo all'interno e lo mettiamo attaccato qui. La nostra raccomandata, andata e ritorno è finita. Nel caso in cui non volessimo spedire la raccomandata con una ricevuta di ritorno, semplicemente questo tagliandino non lo andiamo ad utilizzare. Questo codice non ci servirà più, quindi su questa parte, che è sempre fondamentale, toglieremo solo il codice di raccomandata che metteremo qui. Questo qui rimarrà attaccato sul nostro modulo perché non è raccomandata con ricevuta di ritorno. Ok? Il resto, per quanto riguarda la compilazione, è fondamentale rispettare questa posizione, quindi in alto a sinistra mittente, in basso a destra destinatario. È meglio scriverlo perché alcuni postini si potrebbero sbagliare. Se io trovo scritto mittente e trovo scritto destinatario, è molto difficile da sbagliare. E per quanto riguarda il codicino, lo mettiamo in basso a sinistra e in alto andrà a finire la francatura. Questo è tutto ragazzi, per oggi vi auguro una buona giornata.